Good morning. I am so very grateful to Sono molto grato al Personal Democracy, grazie a Antonella per avermi consentito di aprire questa conferenza. Come avete sentito, mi chiamo Tom e vengo da un'organizzazione che si chiama My Society. La presentazione di oggi non parla di My Society, probabilmente vi può aiutare però se vi parlo un pochino di che cosa si tratta, per cui saprete perché vi dirò le cose per dirvi. My Society è un'organizzazione internazionale non a scopo di lucro. Esiste per inventare e diffondere tecnologie che aiuta le decisioni dei cittadini che esercitano il potere sulle istituzioni e i decisori politici. Lo facciamo, aiutiamo gli attivisti, i giornalisti, le altre persone a gestire siti web che aiutano i cittadini a chiedere, quindi porre domande al governo o seguire i discorsi dei politici o chiedere servizi pubblici, tipo per esempio sistemate le luci della strada. Siamo un'organizzazione aperta, per noi oggi il successo avviene vedere le persone in tutto il mondo utilizzano i servizi digitali che possono aiutare i cittadini per richiedere servizi in maniera diversa. Un gruppo simile in Italia forse è il Open Policy, di cui parleremo più avanti. Attraverso questo, al di fuori del governo, abbiamo finito con l'essere coinvolti nel governo e influenzando. In Gran Bretagna in particolare abbiamo aiutato a forgiare tutto il movimento di riforma all'interno e al centro del governo per quello che riguarda le questioni digitali, un energetico movimento di riforma. E questo come basta come background, mi auguro che possa aiutarvi a spiegare perché io cerco di rispondere alla domanda, e la domanda che forgia questa presentazione: quali sono le richieste positive e importanti che dovremmo sottoporre ai nostri governi? Non sembra una domanda molto difficile perché le persone parlano di quello che vogliono, ne parlano sempre, l'abbiamo letto, come lo posso utilizzare, molti altri presidenti, siti web. Non è difficile cercare di capire cosa i cittadini vogliono dal governo quando si tratta di internet. Quello che sembra che le persone vogliono è il progresso o la vittoria in due principali guerre di idee. La prima è quello che io chiamo la guerra della privacy, la guerra di Snowden, una guerra con molti fronti in cui i combattenti sono spie, poliziotti, i social network, gli hacker, i provider di email, a volte terroristi e le vittime innocenti cercano di difendersi, cittadini che hanno una vita privata abbastanza normale. E su questo c'è una seconda grande guerra, la guerra della connettività senza interruzioni, cavi, router. I soldati sono i regolatori, i lobbyist delle telecom, e la vittima principale di questa guerra è il rapido e facile accesso alla verità. Quindi queste due guerre, la guerra della privacy e la guerra della connettività, comprensibilmente consuma tutte le energie disponibili da parte di coloro che hanno una grande visione positiva su come internet possa rendere il mondo un luogo migliore, e parlo di persone che pensano che internet sia oltre quello che arricchisce le persone. Combattere tantissime battaglie è sufficiente a esaurire qualsiasi esercito, ma c'è qualcosa di cruciale e fondamentale di queste guerre: la privacy e la creatività senza impedimenti, che entrambe sono manovre di difesa, sono azioni di guardia, riguardano la difesa dell'internet libero, aperto, alquanto privato, a cui siamo stati abituati dalla metà degli anni 90, difendere le grandi forze, a volte governi, a volte grosse aziende, grandi organizzazioni che vedono che c'è tantissimo valore da proteggere, rendendo l'internet sempre più monitorato, filtrato e schiacciando qualsiasi l'altro elemento di intelligenza. Queste due cose sullo sfondo, ma non vi parlerò di queste cose. Io credo che ci sono moltissime sessioni più avanti nella giornata che affronteranno queste idee, tantissime
minimi dettagli, credo che sia molto importante. È un esperimento fondamentale per iniziare la giornata. Voglio parlare di quello che possiamo fare se dovessimo combattere una battaglia all'attacco, non in difesa. Dove potremmo indirizzare nostre energie se ci fossero uno, qualsiasi altra cosa che dietro l'angolo richiede nostra attenzione e il nostro tempo. Questa mattina parlerò di una gamma di iniziative digitali e noi potremmo chiedere ai nostri governi, potremmo esigere ai nostri governi iniziative che potrebbero creare qualcosa di nuovo. Vi parlerò delle idee che ci possono portare in un futuro migliore, non indietro all'era d'oro del 95 prima che la NSA e Facebook controllassero ogni aspetto di quello che succede, e comincerò con idee relativamente modeste e poi avrò un'escalation verso quello che voi ritenete probabilmente assurdamente ambizioso, e magari potete trovare qualcosa che vi piaccia, magari non vi ho innervosito, forse non ci ho provato abbastanza. Quindi ce ne saranno 5. Richiesta numero 1: chiediamo al governo leggi che riguardino il governo aperto. Il movimento Open Data ha colpito tutto il mondo, portali, dati, conferenze di Open Data proliferano. Lo so perché io sono in parte colpevole di questo, perché sono stato molto coinvolto nel scrivere varie politiche, ma tutta la cosa è stata basata sulla premessa, l'idea che il open data è un qualcosa che i governi possono e dovrebbero intenzionalmente abbracciare come modo per spingere la crescita. E questa visione soft di open data, qualcosa di facile adottare, è stato un errore strategico per me, per in particolare è stato un errore perché ha portato il movimento interamente a far sì che il governo facesse la cosa meno dolorosa, l'abbiamo detto, il governo è stato adottato. Ma i diritti significativi nel governo, i diritti, per esempio, tipo il fatto che i vostri figli devono avere un'istruzione, i cittadini devono ottenerli questi a prescindere. Quindi la mia prima richiesta è: dovremmo spostare la narrativa ed esigere in maniera più onesta leggi dure che possano dare le necessarie informazioni ai cittadini che sono fondamentali, chi sono i proprietari di aziende, come vengono scelti i contratti pubblici, altre questioni che riguardano poi le scelte reali. Bisogna esigere, richiedere che queste informazioni vengano messe a disposizione in buoni formati che possano essere letti elettronicamente, e dovremmero effettuare queste richieste anche se i cambiamenti interni sono dolorosi. I governi sicuramente di questa cosa non saranno contenti, perché nessuno ama che si chiedano cose difficili, ma oltre che essere un movimento a spingere, bisogna superare questa resistenza. È anche importante ricordare ai governi che saranno più felici se la mancanza di trasparenza significa che loro sottolineano, che loro sotterrano i problemi che poi invece esplodono in faccia all'improvviso e costano enormi danni al governo, un governo che non è trasparente. Quindi una legislazione di governo aperto che sia più dura e migliore. Richiesta numero 2, leggermente più ambiziosa e meno facile della precedente. Chiediamo al governo siti web e servizi digitali che non ti vogliono spingere a smazzare un'altra persona, a gettarli fuori dalla finestra. Tu oggi vi siete collegati a Wi-Fi, sapete di cosa si tratta, cosa significa, e calcolo, considero che tutti quanti voi ci siate stati in questa situazione, e spesso il governo ha dei siti web che non funzionano, dice pazienza, non conta. No, il governo magari ha risucchiato metà del valore della vostra economia, la metà non funziona mentre l'altra metà dell'economia ha dei buoni siti web. Questo non funziona. I governi oggi, per quello che riguarda molti cittadini, hanno dei siti web, ma non sono dei veri e propri siti web, così come Amazon ha molte computer, scienziati, e il sito web che fornisce servizi. Dovremmo dire ai
ai nostri rappresentanti che il governo che ha dei servizi digitali che non funzionano, fanno schifo, non è un buon governo con siti web che fanno schifo, è un governo che non funziona. E noi quindi dobbiamo sollecitare i responsabili di questo, ma chiedere, insistere, spingere affinché i servizi digitali uniti al governo siano migliori non basta, perché la stragrande maggioranza dei governi in tutto il mondo non sa come fornire dei buoni servizi digitali, servizi siano sufficientemente buoni, che non significa che magari la persona voglia lanciare dalla finestra il laptop. E la richiesta numero 3 che dobbiamo porre, dobbiamo chiedere ai nostri governi di formare e assumere nuovi quadri di dipendenti pubblici. La maggior parte dei casi in cui si dice vorrei che il sito web del governo fosse migliore, mi augurerei che non fosse così schifoso. Quello che state dicendo in realtà, vorrei che lo staff che controlla questo sito web fosse costituito da persone diverse. E questa filosofia, l'idea che siamo in attesa del cambio della guardia tra generazioni, fa paura, spaventa, ma credo che fondamentalmente sembra essere l'unico modo cambiare le generazioni. Col cambio delle generazioni cambiamo anche i valori, dal mettere prima il governo, le esigenze del governo prima, invece invertendo, mettendo prima i cittadini, prima gli utenti. Ma c'è un problema, non è soltanto una questione di pubblicizzare dicendo abbiamo bisogno di nuovi talenti, perché c'è una carenza di persone che hanno le giuste skill, ivi compresi i giovani, e c'è una ragione per le quali queste persone non sono disponibili, e non ci sono le scuole, le università che formano i nostri leader politici, i nostri dipendenti pubblici, ancora non mettono insieme l'istruzione a livello di governance e l'istruzione in quelli che sono i concetti tecnici e digitali. Non è possibile ottenere una laurea che ti dà entrambi i tipi di formazione. I nostri governi devono capire che i laureati praticamente non sono assolutamente qualificati per il mondo moderno. Per modificare tutto ciò dobbiamo andare dalle università, i centri di formazione, dire loro che dobbiamo aggiornare il loro insegnamento, e questo urgentemente, non che basta Spinoza, Adam Smith, deve essere Spinoza, Adam Smith and Berners-Lee. E i governi hanno il potere qui perché loro assumono persone, assumono laureati in maniera tale da far spostare l'insegnamento all'università, dicendo noi assumeremo i laureati dalla vostra università soltanto se dispongono delle skill adeguate per il mondo moderno. Quindi dobbiamo sviluppare una nuova coorte di decision maker e di dipendenti pubblici che hanno questo skill, soprattutto se vi interessano le due guerre di cui vi ho parlato, la guerra sulla privacy e l'inconnettività senza impedimenti, perché se volete che i regolatori affrontino di questioni diverse avete bisogno di dipendenti pubblici. Immaginate se il vostro compito, il vostro lavoro oggi fosse quello di elaborare come regolare alcuni aspetti di Facebook. Quelli presenti qui per definizione vi trovate abbastanza a vostro agio, sarebbe follemente difficile anche se foste più dotati del settore pubblico. Ora, se voi conoscete soltanto John Locke e Machiavelli, diciamo la formazione classica e basta, non si va da nessuna parte. Questo è quindi molto difficile, perché significa riformare l'insegnamento, soprattutto per quello che riguarda le istituzioni nel mondo, tipo Oxford o Harvard, ma in questo modo se non si fa qualcosa si perde le cifre della popolarità di Obama. È sceso non soltanto non dopo la guerra o l'economia o il salvataggio delle banche, dopo che il sito web non funzionava il tasso di popolarità di Obama è calato considerevolmente. Quindi la terza cosa è formazione e assunzione di un nuovo tipo di dipendenti pubblici. Ne ho altri due e poi vi lascio andare. Adesso il territorio di quelle cose che sono molto più difficili da realizzare: innanzitutto mettere un link su una pagina web. Questa è una cosa che può essere molto molto difficile per i governi, e quello di cui vi sto parlando qui, e dobbiamo chiedere ai nostri governi di vendere in maniera incrociata i servizi e la formazione democratica dei servizi digitali. E qui è tanto gergo, quindi vi spiego e vi do un esempio di cosa intendo.
intendo dire con cross-sell, essenzialmente avere una cosa sul sito web. Magari questa cosa non è possibile, andiamo di là. Un anno fa i servizi digitali del governo britannico, che è la nuova cuore della riforma del governo britannico, ha deciso di condurre un esperimento e hanno notato che avevano importanti servizi di transazione abbastanza popolari, tipo il pagamento delle tasse o la richiesta del rilascio del passaporto o della patente. Hanno notato che non c'era cross-selling. Significa in pratica le persone andavano, presentava la dichiarazione redditi, il governo diceva ok, grazie, arrivederci, adesso stanno cercando di fare qualche altra cosa. Lavorando con un'altra parte di governo, hanno creato un link, l'hanno messo su una pagina, l'ultimissima pagina del processo in cui si presenta richiesta di rilascio di patente, si riempie tutto il modulo, alla fine ti dice grazie. Invece di dire grazie, vi mandiamo la patente, adesso dice: saresti disposto a fare donatore di organi in caso di decesso tuo? E la cosa sorprendente è stata è che un link, un annuncio pubblicitario su una pagina, su una parte del sito di governo, ha portato 350.000 persone che si sono iscritte come donatore di organi. Pensate alle conseguenze sociali, dovete rendervi conto che per diversi anni questa idea è stata fatta girare, ma il governo non è riuscito a ottenere questo link. Il processo burocratico tale per cui l'idea che si potesse avere un servizio che facesse pubblicità rispetto ad un altro non era accettabile. Pensate alle persone che potevano sopravvivere se l'annuncio fosse stato messo prima. Quindi vi ho parlato di un semplice servizio da un link su una pagina. Invece pensate al cross-selling che si potrebbe fare in ogni servizio digitale, grande o piccolo, del governo. Il cross-sell dalle domande di ingresso a scuola ad un gruppo locale, magari di genitori, della società civile, settore privato. Un annuncio pubblicitario come questo ha creato grandissimi valori. Ci sono dei siti web, che non fanno mai pubblicità di altri servizi pubblici o della società civile, tipo i servizi di car sharing o gruppi di genitori, perché non lo fanno, nonostante il fatto che sono siti web che essenzialmente praticamente go anywhere else if you want to get a passport. Sono lì, e non è che tu puoi, per avere un passaporto, passaporto puoi andare da qualche altra parte. Dobbiamo richiedere, esigere che il nostro governo smetta di buttare via queste incredibili opportunità e comincia a dire ai cittadini quali sono gli altri servizi che possono migliorarne la vita. Questa è la penultima, e sono stato abbastanza modesto. Alla fine lancerò il jolly. La maggior parte dei governi moderni hanno degli emittenti pubbliche, tipo la BBC, e queste organizzazioni ora sono tutti online, hanno siti web, però hanno una debolezza. Le emittenti pubbliche sono narratori e sono nati così, raccontano fantastiche storie sugli eroi sportivi, tragedie, le notizie, e fiction, la commedia, sono fantastici a raccontare la storia. Le storie in radio, in televisione, nel cinema e anche più su internet, ma ci sono tutta una serie di cose su internet moderno che sono, che hanno valore sociale, che non sono storie. Ogni volta che si accessa a Facebook, ogni volta che si compra un biglietto, non si incontra una storia. Quindi c'è uno squilibrio, perché ci sono enormi quantità di investimenti pubblici nel racconto di storie online e niente investimento in questi altri aspetti. Quindi la mia ultima folle idea è che dovremmo fare come i nostri antenati nei media centinaia di anni fa: dovremmo cominciare a parlare di aziende pubbliche digitali finanziate dallo Stato, con budget seri per l'emittente, migliaia e miliardi di euro. Miliardi di euro. Queste entità potrebbero creare fonti di dati e tool che diversamente non possono essere messe a disposizione del mercato, in una grande banca dati con interessi dei politici o indirizzi postali o tool di sicurezza per proteggere le persone quando sono su internet,
in maniera veramente ottima per questa raccolta. So che molti di voi cancellerebbero questa cosa solo perché ci sono esempi storici, ma credo che dovremmo cominciare a parlare di una nuova generazione di idee che vengono da noi dicendo che forse c'è un ruolo per le grosse istituzioni pubbliche. Non ho più tempo, sono le cinque grandi richieste, da quella semplice a quella estremamente difficile. E mi fermo prima che penserete che sono completamente pazzo, in realtà lo sono ancora più pazzo, però lasciamo perdere. Grazie mille.